O estratto di che cosa? Di pomodoro, no? Di? Fragole. Fragole, arance e mandarino. Grazie, grazie. Buonasera signorine, vedo un banco dei prodotti particolari. Ma che cosa sono queste bianche? Daikon. Come? Daikon. Ok, quest'altra? Rapa gialla, questa qui è la radice della rapa gialla. Rapa gialla. Vabbè, cavolo, broccolo. Io però voglio inquadrare, ho visto degli occhi azzurri. Una bellissima, diciamo, contadina, chiamala così, vabbè, insomma, signorina. Anche la mamma? La sorella? La mamma, la sorella. Cugina, no? È un po' più giovane lei, no? O no? Sì. Al contrario, no? Al contrario, sì. Ma non fa niente. No, oddio, che figura di me. Miele, ma è vero che le api stanno scomparendo? L'uomo sta distruggendo anche le api? Diciamo che se continuiamo ad inquinare e a mettere schifezze sui terreni vicino dove noi posizioniamo le api, sì, purtroppo muoiono. Poteri curativi, poteri del miele? Sono infiniti. Innanzitutto è un antibiotico naturale. Vabbè, grandi pagnotte, ma da dove vengono? Veroli. Ma che cosa c'ha di speciale il pane di veroli? Salve. Salve. Pinocchio? Sì. Ok, grazie. Ok, va bene così. Prosciutto di? Colle Vecchio, provincia di Rieti. Vai con la fava di Roma. La fava, dove sta la fava? Questa è roba di... Qua, c'è un bel pecorino, perché? Ah, accoppiata. Dai. Fatelo tutto. Hai sbagliato mestiere. Devi fare il cantante lirico. Lo so, invece c'è... faccio il burino. Da dove venite? Salerno. Quindi si coltivano legumi. I legumi, quale proprietà hanno i legumi? I legumi? Li mangiate i legumi voi? Ma tu, no, perché li vedo un po' mosci a dire la verità. No, non con... quando sono attapirato. Buonasera. Ma sono bruciati questi carciofi? Bruciati. No, sono come si chiamano? Questi sono i carciofi alla matticella. Alla matticella, giusto. Di Vellese. Ma se le dicessero carciofo, lei come risponderebbe? Ma io non so. Ma che c'è dentro questo cartoccio? Il contenuto alimentare? Un misto dei nostri salumi, tutto allevato senza antibiotici. Un misto di? Dei nostri salumi, salsiccetta all'arancia, al tartufo. Sempre a base di maiale, no? Tutto a base di maiale. Oh, tutto fatto da voi, allevamento? Fatto da noi. Proveniente da? Vellese. Le fa lei le uova? Le fanno le nostre galline. Ah, le vostre galline. Salve. C'è anche la musica? Sì, c'era. Vagamente blues. Ah, sì. Blues, ma lei è di origine? Io sono di Piombino. E quando inizia? Che riprendiamo un pezzettino, poi faccio un giro. Sono le 3:30. Va bene. Le 2:30. 3:30. Va bene. Le 2:30. 2:30. Tutto lei? Sì. È una ragazza fantasiosa. Grazie. Si vede dal volto. Grazie. Salve. Ciao. Cosmesi? Sì. Naturale? Sì, esatto. Come fatta su queste... con piante che coltivo io vicino Arezzo. Coltiva in bottiglia. Coltivo, trasformo, anzi semino, raccolgo e trasformo. Sono essenze che fanno bene a che cosa? Preparati. Parto dagli oli, la prima trasformazione sono questi oli che si chiamano oleoliti. E sono dei macerati, si lascia macerare la pianta in olio per 40 giorni al sole con l'antica ricetta. Lavorano sul colorito, sulla grana della pelle, sono antirughe alcuni. È una farmacia, che cos'è? Assomiglia. Sì, sembra un po' con queste cosettine. Ma li fa lei? Sì. Cioè a base di? Di piante medicinali. Ah, piante medicinali. Sì. Quindi vedo che stiamo tornando alla medicina antica, esatto. Con delle... Gli antichi li avevano. Ecco. No? Cosmetica naturale da piante coltivate da lei. No, da me. Queste sculture in cera, giusta cera questa, no? Sì, sì. Ma le fa lei? Sì.
Queste sono il mio orgoglio, sono queste, queste sono deliziose, ma queste sono proprio bello spritz. Poi c'è il Campari, con del Campari anche in fondo, Tutte cose naturali per profumare, odorare e purificare la casa. Cere, candele artigianali con cera di soia e oli essenziali. Yoga, meditazione, tranquillità. Lei signora sta dormendo? Un pochino. Sta bene, però è rilassata. Molto rilassata. Ok. Sì. Buon riposo. Grazie. Teniamo un flauto che ti rilassa. Lo usano anche per la meditazione. Ci fa sentire qualche flautata? Più di 30 tipologie differenti di flauti, quindi lunghi, corti, tutte le misure. Ecco, per tutti, da oggetti in per miniatura, tutti i gusti. Anche qui artigianato, anelli, collane, eccetera eccetera. Vedo una bella barba, ma è una questione di c'è un significato? No, è solo ispirazione. Egregio signore, la che faccia proprio curiosa, ma le posso riprendere i capelli? Si giri piano piano, guardate che capello proprio, non vi un trucciolo, un riccio biondo, un riccio bianco, particolare, occhi azzurri. Bianco, bianco, bravo. Vuole fare un saluto? Faccia un saluto. Ciao, buone cose. Andiamo anche all'astrologa che prevede il futuro a quanto pare, però non c'è. Pausa pranzo, forse. Buonasera. Sera. Vedo molti segni, molti quadri rappresentanti, che cosa? Questi sono gli antra. Gli antra? Gli antra. Ecco. E portano fortuna, che cosa vorrebbe? Gli antra sono dei simboli antichissimi indiani e al loro interno ci sono tantissimi simboli che vanno a lavorare sull'inconscio. Ecco, ma devono essere guardati, devono essere contemplati, sì. Contemplati. Perché soltanto contemplando quei simboli primordiali, archetipici. E praticamente la posizione quella di una persona che appende là, questo è un quadro, che cos'è? Sì, su un si muro, appende al muro e lo guarda con attenzione, che è esterno. Sul centro, sul punto, al centro. Che si chiama Bindu. Che è il centro di tutto. Buonasera al volo, senza disturbare. Lei prevede il futuro? No. Ah. Io lo prevedono i ciarlatani. Ecco. Si controlla quello che c'è, che va e non va. E che cosa fa? Allora, queste sono carte divinatorie che guardano quello che è la cosa presente. Poi ci sono gli oracoli dei registri akashici che vanno più in profondità e vanno a vedere cosa abbiamo scritto noi nei e non per sapere le cose personali, ma la signora rossa che cosa vuol sapere da lei? Amore, lavoro, in generale. Ero solo curiosa. Certo, la curiosità è bene, sì, è bene. Curiosità. Allora, buone cose, salve, buona fortuna e tanta salute soprattutto. Ah, ecco. Ma sono finti o veri questi fiori? Benissimo. La modella, aspetta, gira. Oh, benissimo. Anche la posizione, bene, bene. Buonasera, ma che state mangiando? Di buono? Ah, una pastiera napoletana, ho capito. Bene, bene, buon appetito, Vuole che le presento l'artista? Sì, certo. C'ha il look d'artista, sì, si va bene così, mica deve portare la cravatta, con i tacchi, va benissimo. Si chiama, scommetto che anche il nome è particolare. No, Marta. Quindi lei che cosa realizza? Cosa sono le... sono alberi in filo d'alluminio, c'è il filo, io taglio i pezzi, faccio tutti i pezzi in base alle misure. Poi questi vengono arrotolati con un bastoncino, tutto ecco, fatto con un bastoncino. A mano. Complimenti all'artista. Grazie. Ciao, ciao Marta. Baby, baby. E ora vi faccio brum brum, una canzone molto seria. E
sera è blu. La felicità. Ippodromo delle Capannelle, il cuore dell'Ippica. Scusi, scusi, ma è lei che porta a spasso il cavallo o il cavallo porta a spasso a lei? Tutti e due, bene, bene. Quanti giri fa al giorno? Giri di campo? Parecchi, ma non gli gira la testa? Di Capannelle, li stanno preparando praticamente. Salve, quando inizia la gara? Ah, ecco, ma si scommette anche oggi? Ok, ok, ok. Scusi, ma è un cavallo o un cane? Iniziata, è iniziata la corsa dei cavalli. C'è anche il cane, il cagnolino, il cagnolino. Oh, eccolo, dov'è? Ha vinto? Niente, ma chi ha vinto di cavallo? Chi è quello? Il numero due. Il numero due. Ah, ecco, ha fatto così una giocata domenicale. Ed ecco il cavallo vincitore. È più stanco il fantino che il cavallo, a quanto pare. Organizzandosi, creare una strategia. Una strategia che ci permetta di uscire fuori dai guai, che ci permetta di realizzare quello che vorremmo affermare, di voler fare. Perché nella maggior parte dei casi che cosa succede? Esistono progetti straordinari. Nella maggior parte dei casi nella realtà che cosa succede? Si scontra con un muro di gomma, un muro di gomma fatto dalla politica locale, amministrativa locale, di qualsiasi comune d'Italia, perché è governata da una politica nazionale che controlla le regioni e che a sua volta controlla i comuni. E poi sorridere.